Questa partita c'è il livello territoriale, c'è un livello territoriale che ci ha visti impegnati sia all'interno delle iniziative più generali di movimento, quindi anche quelle sovraterritoriali, ma anche su quello che era il nostro, appunto, la nostra Saronna, il nostro territorio, in quest'ultimo anno in particolare. E su questo darei la parola a Liliana e, per evitare tutti questi casini con i microfoni, magari ti provo a far parlare con questo, in modo che ce lo puoi esporre collegandoti ovviamente ad alcune delle cose che sono state dette da Marco, e chiedendoti già da subito di fare un piccolo affondo, te lo premettevo già prima in introduzione, sul tema casa della salute / casa della comunità, che è stata un pochettino quella che è la nostra proposta forte per il rilancio della medicina territoriale in questo territorio, pur avendo noi cominciato a essere molto visibili qui a Saronno in un presidio che chiedeva di non chiudere e di non delimitare pesantemente, come sta tuttora avvenendo, l'ospedale della nostra città. Sì, dunque, il compito che è stato dato a me è di ripercorrere un po' le proposte che come Società della Cura di Saronno abbiamo pensato di fare nel nostro territorio. E quindi, diciamo, ripercorrendo proprio nel tempo, da quando abbiamo deciso comunque di fare una proposta territoriale e quindi su Saronno, delle proposte a livello nazionale della Società della Cura, ci siamo concentrati soprattutto sulla medicina territoriale, ma in particolare ci siamo detti che cosa potrebbe servire nel nostro territorio, qual è quell'azione che vogliamo portare avanti e vogliamo approfondire anche con gli altri attori che sono nel nostro territorio. E la nostra idea è stata quella di così proporre alla nostra amministrazione in particolare, comunque al nostro territorio, l'idea di che Saronno potesse essere capofila in un progetto di casa della salute. Questo ancora prima del PNRR, cioè, diciamo, eravamo precedenti. Perché per preparare il territorio a questa proposta abbiamo cominciato a presentarci come Società della Cura di Saronno, proponendo un corso di formazione online sulla medicina territoriale, che abbiamo proposto nel novembre del 2020, e nel quale abbiamo invitato diverse persone a parlarci un po' del territorio, no? C'era anche medicina democratica. E c'era anche medicina democratica, e c'era anche Guaglioni, che poi è entrata a far parte dell'amministrazione. E questo, diciamo, ci ha permesso, diciamo, per chi era interessato, di addentrarsi un po' in questi argomenti. Dopodiché abbiamo cominciato facendo un presidio fuori dagli ex uffici dell'ufficio di igiene di via Manzoni, nel quale chiedevamo una riconversione di quella struttura, diciamo, simbolica in quel momento, o comunque di trovare una struttura che nel nostro territorio potesse essere trasformata in casa della salute. E poi, diciamo, con un'azione così un po' dimostrativa importante, il 21 dicembre abbiamo fatto una richiesta ufficiale al sindaco di istituire una casa della salute a Saronno. E questo perché ci siamo sentiti di fare anche questa cosa? Perché comunque nel programma del sindaco che era stato eletto a Saronno, proprio nel suo programma presentato prima di essere eletto, si faceva proprio riferimento a questa situazione, a una casa della salute. Quindi ci sembrava, ecco, proprio di poter anche trovare una buona sponda per proporre questa cosa. E dopodiché, proprio per approfondire ancora di più questa cosa, nel gennaio del 2021 abbiamo fatto proprio un convegno sulle case della salute,
abbiamo fatto, che diciamo aveva come cappello introduttivo prevenire meglio che curare, e poi abbiamo cercato di spiegare ai più, anche a quelli non addetti ai lavori, che cosa si intendesse per questa famosa Casa della Salute, che adesso sentite nominare più spesso come Casa della Comunità. Vabbè, adesso magari non è il luogo per fare la differenza, comunque adesso ormai si parla di casa, quando ci si riferisce a Casa della Salute si preferisce chiamarla Casa della Comunità. Quindi abbiamo fatto questo incontro, questo convegno, a cui abbiamo invitato prontamente anche l'amministrazione, o comunque chi dell'amministrazione fosse interessato ad approfondire questi argomenti. Anche perché abbiamo saputo che appunto si era deciso a livello dell'amministrazione locale di istituire una commissione che potesse ragionare un po' più, in modo più approfondito, sulle questioni legate alla sanità del nostro territorio, che erano sicuramente sanità territoriale, ma anche il problema del nostro ospedale, che comunque tutti conosciamo e che è da tanto tempo che dobbiamo affrontare. E a noi non sembrano, a nessuno se ci pensa bene, non sono due cose scollegate, perché nel momento in cui c'è territorio e ospedale devono andare di pari passo, perché funzioni un servizio sanitario in un territorio, non sono due cose diverse, sono due cose che si devono in qualche modo interfacciare, devono saper camminare insieme. E a questo punto, al 20 febbraio, seguo sempre proprio la cronistoria, facciamo proprio un presidio davanti all'ospedale di Saronno, in cui chiediamo, con anche altre associazioni con i lavoratori, di non chiudere l'ospedale, che in quel momento sembrava che fosse la scelta più prossima, ma addirittura di potenziarlo e di mantenerlo come struttura di primo livello. Facciamo un ulteriore tentativo di diciamo coinvolgere l'amministrazione in questo percorso che stiamo facendo come società della cura e come cittadini che siamo riusciti a coinvolgere, e chiediamo di poter partecipare alla commissione che appunto si è istituita nel nostro comune per parlare di ospedali, per parlare di salute, di sanità, e ci concedono un'audizione in una delle loro incontri a marzo. E quindi presentiamo un po' il nostro progetto, no? Dicendo noi siamo disponibili a così come cittadini di Saronno interessati a questi argomenti, a confrontarci, a trovare delle idee, delle soluzioni, così con questa commissione, portando il nostro contributo. Purtroppo diciamo che questo incontro a cui siamo stati invitati non ha avuto per il momento grandi riscontri, nel senso che dopo questo primo incontro, un mesetto dopo l'incontro, siamo stati ascoltati e ci è stato detto che poi ci avrebbero fatto sapere se potevamo collaborare, se si poteva creare. Dopo un mesetto chiediamo noi ancora di avere una risposta, visto che eravamo stati ascoltati, insomma, ci aspettavamo una risposta e non ci è stata data. E dopo questo, in aprile, in maggio li ricontattiamo proponendo loro di sempre di approfondire questo argomento in modo particolare, proponendogli di partecipare a un altro webinar che un altro gruppo di cui io in particolare faccio parte e che si occupa, che è la PHC, cioè un progetto per fare una proposta di riforma delle cure primarie in Italia a livello nazionale,
e che si occupa anche in una parte di approfondire l'argomento delle case della salute, propone questo webinar dove intervengono anche personalità, insomma, importanti a livello nazionale che si occupano di questi argomenti, e proponiamo all'amministrazione anche di seguire questo webinar, quindi fornendogli più, così anche più strumenti per approfondire questo aspetto. Ma anche qua non abbiamo poi nessun riscontro. Quindi arriviamo praticamente ad oggi che ogni volta che li contattiamo in modo più o meno ufficiale, anche in modo meno ufficiale, per capire se è possibile aprire una collaborazione con i cittadini che hanno voglia comunque di metterci la loro energia, le loro competenze e quant'altro per confrontarsi su qualcosa che si può costruire insieme nel territorio, che comprenda appunto l'ospedale, il territorio, comunque la salute, la sanità, quello che... Ma in questo, per questo, non siamo ancora riusciti a trovare quel canale che ci permetta di partecipare a questo progetto che l'amministrazione dice di avere, ha dichiarato di avere prima di essere eletta e che continua a dichiarare di avere sulla carta. Sappiamo che comunque l'amministrazione ha rilanciato l'idea di una casa della salute o le case della comunità sul territorio cittadino, ma ci sembra, cioè non riusciamo ancora a vedere, come diceva prima anche. Diciamo, ci sono delle belle parole, ma ci sembra che non ci siano dei contenuti che possano rispettare le caratteristiche di quello che noi pensiamo debba avere una casa della comunità e quindi è questo confronto che noi vorremmo, cioè cercare di capire in queste proposte che loro fanno e che dicono che sono pronti a costruire una casa della comunità così. Vorremmo entrare un po' più in merito per capire che progetto c'è dietro alla costruzione magari di un bel edificio, ma che se rimane solo un edificio non ci permetterà poi di usarlo nel modo giusto, ecco. Mi fermo qua perché tutte le cose che ci ha detto lui, diciamo, al momento non ci danno. Speriamo che in questo secondo incontro ci dia qualche spunto di un po' più positivo, perché per adesso quello che ci ha descritto è abbastanza, lo sapevamo già, non è che abbiamo scoperto niente, però speriamo che adesso nel secondo intervento ci dia qualcosa per poter lavorare nei prossimi mesi, ecco. Noi stiamo un po' perdendo la pazienza rispetto anche all'amministrazione, perché riprendo solo uno degli elementi che tu, Marco, dicevi prima, che è un elemento addirittura, diciamo così, culturale, no? E in parte politico, il tema della partecipazione. Cioè quello che si è perso tra le varie cose in tutti questi anni, con questa progressiva aziendalizzazione, privatizzazione e tutti i processi che ci hai descritto, è innanzitutto quel ruolo, in qualche modo, di partecipazione che gli enti locali in primis, ricordiamo che il sindaco ha tra le sue responsabilità quella di essere il responsabile della salute pubblica del territorio, ma soprattutto anche i cittadini possono avere all'interno appunto della possibilità di essere consultati come avveniva ai tempi delle USSL. Siccome a questi principi faceva riferimento anche il programma elettorale della nostra amministrazione, ci sembrava di sentirci abbastanza tranquilli su questo versante, mentre invece stiamo vedendo un atteggiamento di chi probabilmente sul versante partecipativo un pochettino tanto fatica ad ingranare da questo punto di vista. E quindi credo che dovremo trovare degli argomenti un po' più forti e stimolanti nei confronti della nostra amministrazione, per fare in modo che sulla questione della salute territoriale, ma più in generale, ci sia uno spazio un pochettino più forte e strutturato, perché la voce dei cittadini e di quei cittadini che in particolare possono, per entusiasmo, capacità, competenze specifiche, visione, rappresentare delle risorse a disposizione per la costruzione di questo nuovo
come dire, un momento di, per questo nuovo programma, in qualche modo, per questo nuovo progetto concreto di medicina territoriale, ma in generale di intreccio che avviene proprio nella casa della comunità, tra l'aspetto sociale, l'aspetto sanitario, l'aspetto sociosanitario, che oggi sono in qualche modo scompartati, ecco, tutto questo è un nodo abbastanza focale e quindi credo che poi ci consulteremo tra noi per capire quali saranno le forme per uno stimolo forte. Stimolo forte che noi vorremmo fare alla nostra amministrazione comunale, perché non dimentichiamo che l'ospedale continua a essere a rischio, non dimentichiamo che una via d'uscita anche alla situazione della problematicità dell'ospedale è costituita dal mettere intorno allo stesso una serie di strutture e di, come dire, servizi che servono proprio per completare il quadro territoriale della nostra medicina. Bene, tutto questo però sta dentro anche un quadro in cui dobbiamo stare attenti a quello che succede in regione. E allora torno a chiederti, ha qualche consiglio sull'azione territoriale, visto che come Medicina Democratica da tempo immemorabile lavorate anche a stretto contatto con i territori ed esperienza da questo punto di vista ne avete molta più di noi, ma dall'altra parte anche a come fare a mettere in piedi un ragionamento che faccia capire ai cittadini come questa cosa che sta avvenendo a Saronno potrebbe essere, se attuata secondo le linee che intendiamo, dirompente rispetto a quello che è un modello che invece viene purtroppo proposto anche con la legge Moratti, chiamiamola in questo modo, che è stata adesso presentata. Quindi ti chiedo un pochettino di intervenire su questo filone qui, sapendo che c'è un'elaborazione in corso da parte dei movimenti anche a livello regionale, eccetera eccetera. Allora, vabbè, come vi dicevo, come dicevo per l'inizio, veniamo da lontano, nel senso da 76, quindi dopo il 78 abbiamo sempre difeso e anzi richiesto ulteriori miglioramenti rispetto ai principi della riforma sanitaria, che ovviamente hanno interessato forse meno la popolazione via col tempo, però c'era già un ritorno a questi temi, anche se a livello tra virgolette minoritario, ma comunque un po' più esteso, in particolare nel 2014, quando una serie di realtà associative nazionali come Medicina Democratica hanno costituito la rete di sostenibilità e salute e hanno fatto quella che si chiama Carta di Bologna, in cui sostanzialmente venivano ripresi, attualizzati i principi della riforma sanitaria di cui vi dicevo prima. Poi sulla rivista c'è anche proprio il testo, se ha qualcuno interesse. Nel 2018 poi questa cosa è andata avanti con quella che si chiama rete DICO 32, che ha aggiornato, diciamo così, questi principi. E il tentativo nostro era soprattutto proprio per dare gambe, corrigere gambe a un movimento che cambiasse l'andazzo del tema terra, era quello di cercare di, soprattutto a livello di associazioni, di tirarle, diciamo così, dalla nostra parte, nel senso di ricordare loro che c'è anche una visione più ampia, magari rispetto a quella della singola associazione che magari si occupa di un problema ed è concentrata, diciamo così, su questo aspetto, gli anziani, i cronici, piuttosto che aspetti particolari, ma che magari non riesce in questo modo a vedere l'insieme. Quindi abbiamo cercato di accumulare, diciamo così, tra virgolette, le forze. Il Covid paradossalmente ci ha dato un'ulteriore spinta e nel periodo, diciamo così, il lockdown siamo riusciti a mettere assieme una settantina di associazioni a livello nazionale che fino ad arrivare a quello che abbiamo chiamato il manifesto per il diritto alla salute della rete del Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute, campagna DICO 32, proprio per far vedere il continuum storico e politico, che vi dico solo come è il sottotitolo: la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Quindi mi sembra che brutalmente sintetizza una parola d'ordine, diciamo così, molto,
brutale, ma penso chiarissima dal punto di vista della, degli obiettivi, che poi ovviamente va articolata e concretizzata rispetto alla, a quello che ci troviamo di fronte, alla decadenza, chiamiamola così, del Servizio Sanitario Nazionale e alle diverse attuali ancora devianze verso il privato, l'ospedalocentrismo, un approccio non olistico alla salute e quant'altro. Le case della salute, come denominazione, come contenuto, sono una proposta fatta da Giulio Maccacaro negli anni precedenti alla riforma sanitaria. Maccacaro era un docente dell'Università Statale di Milano, è stato uno dei fondatori di Medicina Democratica, noto anche per molte battaglie contro i baroni della medicina e contro il potere già di allora delle big pharma, quindi delle grandi case farmaceutiche, i danni annessi e connessi, e nell'elaborazione che poi ha portato appunto alla riforma sanitaria poneva questa proposta delle case della salute, che quindi siamo a riproporre, cogliendo anche appunto almeno una sensibilità maggiore rispetto alla medicina territoriale, rispetto anche a pochi anni fa. I piani ovviamente sono diversi, giustamente quello che si è anche sviluppato in Lombardia, voi siete rappresentate una parte, ma anche in molte altre zone, penso a Lodi, penso a provincia di Sondrio, penso a Busto Arsizio Dall'Arate con la questione del tra virgolette ospedale unico, molte altre realtà si sono auto-organizzate sulla base di bisogni immediati. In questo momento ci sono alcuni quartieri di Milano in cui ci sono dei movimenti perché non c'hanno i medici di medicina generale, nel senso sono andati in pensione, non sono stati sostituiti e quindi i cittadini si trovano ad avere dei medici di medicina generale che dei 1300 assistiti, che dovrebbe essere il tetto massimo, hanno il doppio e quindi con un servizio estremamente particolare in alcuni quartieri. Per cui c'è da innestare quelle che sono delle richieste, delle iniziative a livello locale su dei problemi concreti, liste d'attesa, medicina generale, servizi che vengono cancellati o spostati, allontanati, quindi resi meno fruibili, con un disegno un po' più ampio, che anche non solo di carattere normativo, per cui rispetto alle proposte della Moratti noi abbiamo scritto e inviato e abbiamo anche l'intenzione, anche se non è una cosa così semplice da fare, di concretizzare in senso formare queste proposte proprio anche in un progetto di legge. Questi obiettivi li trovate poi nel volantino, nel documento un pochino più articolato, e vi dico molto in maniera brutalmente sintetico. Il primo è quello che la Regione Lombardia si deve dotare di una programmazione che abbia il vero significato, quindi un piano sociosanitario, che vuol dire esame della situazione della Regione Lombardia, dei bisogni in funzione delle caratteristiche sanitarie, chiamiamole così in senso lato, della popolazione, quindi non solo demografiche ma anche di sociali e quant'altro, quindi rappresentare in qualche modo qual è il bisogno sanitario, cioè di servizio sanitario, per poter garantire al meglio il diritto alla salute. E su questo programma, ovviamente non deve essere deciso nelle segrete stanze del governatore, tra virgolette, dell'assessore, ma in consiglio regionale, quindi totalmente in maniera trasparente, perché l'assenza di trasparenza è stata un'altra delle caratteristiche molto forti, molto evidenti, in particolare in Regione Lombardia. Addirittura mancano dati, o i dati un anno vengono raccolti in un modo, un altro in un altro, non c'è distinzione pubblico-privata, cioè è difficile anche riuscire ad avere le idee precise se non su
su aspetti molto generali di come ha funzionato, diciamo così, la sanità lombarda. Questo piano si deve basare su poi degli obiettivi che devono essere misurati in termini epidemiologici. Cioè io mi devo porre l'obiettivo che devo migliorare la salute di una certa area di popolazione, dato che magari quell'area soffre in particolare di un certo tipo di problema. Ci sono tante bronchiti, tante patologie di carattere ambientale, piuttosto che lavorativo, piuttosto che di un altro genere. Bene, il mio obiettivo è che deve essere posto in capo a chi poi dirige, tra virgolette, è quello, migliorare quel dato. Oggi non funziona così perché è tutto basato sul numero di prestazioni, che poi, come dicevo, si espandono perché il privato tende a vendere prestazioni, no? Interessa vendere analisi, vendere visite mediche, vendere tante queste cose, appunto facendo balenare che è quello che tutela la salute anziché delle cose molto più mirate e non solo individuali ma anche di carattere collettivo. L'epidemiologia che abbiamo imparato, per chi non la conosceva prima, a conoscerla durante l'epidemia, durante la pandemia, perché ci davano continuamente dei dati per cercare di rappresentare la situazione, quella in qualche modo l'epidemiologia, ma non serve solo per contare i morti e i ricoverati, ma serve anche per poter misurare l'andamento di salute di carattere collettivo. Superare appunto il sistema che è legato a questa visione prestazionale, chiamiamola così, che attualmente appunto è legato a una prestazione tot euro, prestazione più complessa più euro, meno complessa meno euro, che ha portato addirittura a letteralmente a dei crimini. Se pensate alla clinica Santa Rita, dove c'è un soggetto che è stato ricondannato, adesso ancora in ballo, che operava persone anziane del tutto inutilmente, solo ed esclusivamente per poter dire ho fatto un'operazione, tra l'altro magari complessa, quindi con un ritorno alla clinica importante, ma nel frattempo ammazzava la gente, detto in termini molto terra-terra. Operazione perfettamente riuscita, ma il paziente è morto, ma comunque la regione deve pagare perché c'è stata comunque una prestazione, per cui arrivava a questi eccessi. E tenete conto che la clinica Santa Rita, per rimanere la clinica Santa Rita, c'è ancora, ha cambiato nome, ma c'è ancora, è ancora accreditata alla regione Lombardia. Questo vi dà anche l'idea, ed è una cosa che noi chiediamo, che i soggetti privati, soprattutto i privati accreditati, devono essere controllati sul serio, non con le autocertificazioni. E se sgarrano, nel senso, se non rispettano le regole di ingaggio, vanno fuori. Se andate a vedere, da quando c'è il sistema di accreditamento, che non sono 25 anni, ma sono 15, non ce n'è uno, nonostante diciamo così, episodi anche importanti, che è stato tolto dal accreditamento, forse qualcuno sospeso momentaneamente, ma poi è rientrato. E se notate, lo dico lì, quando si parla di mala sanità, c'è anche un, come dire, anche i media sono di parte. Aspetta, non a caso alcune grandi testate nazionali sono in mano a grandi combin sanitarie private, Corriere della Sera, La Repubblica prima con i Vetti, cioè sono gli importanti. Spesso i media, quando parlano di mala sanità, non distinguono se è stato fatto in una struttura pubblica o privata, parlano di mala sanità in senso lato. Poi uno pensa sempre al pubblico, quindi si incavola con il pubblico, ma poi in realtà magari spesso volentieri invece nel privato. Per cui superare il sistema che si chiama DRG, quindi a prestazione, che ha tutta una serie di controindicazioni e non rappresenta bene
il modo, diciamo così, per misurare i risultati in sanità. E ritorno, diciamo così, di un peso da parte dei sindaci, più che ricordare, come dicevi te, che il sindaco è responsabile della salute, il termine esatto è il sindaco è la massima autorità sanitaria locale, è la massima autorità sanitaria locale. In teoria lui dovrebbe poter, gli mancano i poteri, è questo il problema, gli sono ridotti nel tempo, ma lui se in quanto massima autorità sanitaria dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter esercitare concretamente questo compito e non tanto per fare i cosiddetti TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, quando c'è uno che va un po' fuori di melone, allora è il sindaco che firma, che lo portano al reparto psichiatrico, ma cose ben più importanti che riguardano quei determinanti della sanità dei cittadini, quindi il lavoro, l'ambiente e le condizioni di vita. E per far questo ovviamente non lo può fare con lo studio, l'ufficio tecnico del comune, ma lo deve fare rapportandosi con le strutture sanitarie, e quindi le strutture sanitarie devono essere permeabili a tenere conto di quello che dice il sindaco, anzi il sindaco dovrebbe avere i sindaci dei pareri perlomeno vincolanti su quelli che sono i livelli di programmazione a livello locale. Riteniamo che ovviamente i bacini devono essere ridotti, quindi anche in realtà come quelle della TS di Milano devono essere più ridotti. Noi siamo anche molto più netti. Considerate il fatto che le TS non servono in termini di erogazione quasi a niente, a questo punto le possiamo tranquillamente eliminare, nel senso che per poter fare quei servizi che oggi sono quelli principali che fa la TS, di contrattualizzare e controllare che i diversi erogatori facciano il loro dovere correttamente, questa cosa la può fare anche direttamente la regione, anzi probabilmente potrebbe anche, se si organizza bene, riuscire a farla meglio, perché almeno non ci sarebbero differenze di trattamento da un posto all'altro, perché magari una TS si comporta in un modo in provincia di Varese e in provincia di Mantova in un altro, facendo poi delle ricadute differenziali rispetto ai cittadini. Quindi in sostanza proponiamo che quella che oggi è la SST diventi quella, brutalmente, quella che un tempo era l'OSL, ovviamente attualizzata. Quindi a questo punto che si prenda anche i servizi dei dipartimenti di prevenzione, costruisca i distretti, nei distretti le case della salute o case di comunità, che dir si voglia, e che sia l'erogatore dell'insieme di servizi che in qualche modo interessa il cittadino nelle sue tante, diciamo così, facce ed esigenze. Il rapporto pubblico-privato va totalmente rivisto con quello che vi dicevo prima, cioè in cui è il pubblico che definisce le regole. Il privato, se le vuole seguire, bene, se non le vuole seguire, fa il privato, nel senso offre i suoi servizi a chi li vuole comprare di tasca propria, detto in termini terra-terra, quindi di carattere totalmente integrativo, ma non integrato, scusate il gioco di parole, nell'ambito del servizio sanitario di carattere pubblico. Se il privato entra in gioco, diciamo così, per erogare servizi pubblici, deve essere ben controllato, non può sgarrare sotto ogni profilo, tipo di servizi, corretta, diciamo così, anche banalmente contabilità, perché se andiamo a vedere questi aspetti qua, le truffe, diciamo così, le pompate, diciamo, sui servizi, sui valori e quant'altro, ce ne sono state tante, poche portate allo scoperto, perché non ci sono abbastanza operatori per fare questi controlli. Siamo per l'eliminazione o perlomeno un contenimento della libera professione intramuraria, quindi quella deve arrivare proprio per ultima, nel senso dopo aver garantito
delle liste d'attesa umane, detto in termini molto terra terra, allora ci sarà magari anche il medico che sta nel pubblico, che può pezzettino erogare questo, non diventare spesso e volentieri, diciamo così, esorbitante da un lato, a discapito della lista d'attesa del pubblico, e magari in alcuni casi come trampolino per spostare persone dal pubblico al privato, perché poi c'è il medico che fa intramuenio, spesso c'ha il suo collegamento con la struttura X o Y, e quindi poi indirizza il cittadino e poi si fa la svelta a fidelizzarlo, quindi a fare in modo che si debba in qualche modo servire sempre dello stesso soggetto, una volta che è uscito dal pubblico tende a rimanere, perché in qualche modo comunque ritiene soddisfatte le sue esigenze. Le case della comunità, è già stato detto, sono principalmente l'ambito delle cosiddette cure primarie, quindi il primo approccio che un cittadino ha nei confronti dei servizi e delle esigenze che necessitano per la tutela della propria salute, che sono ovviamente una serie di servizi, che devono essere dei servizi a tutto tondo. Se qualcuno ha in testa che le case della salute sono un posto in cui ci sono più di un medico, che sono invece che avere lo studio in giro ce l'hanno tutti raggruppati, in cui si possono fare le analisi più semplici e avere alcune prestazioni di carattere, diciamo così, immediato, non è questo che intendiamo. Intendiamo una cosa molto più ampia, in cui il cittadino viene preso in carico per le sue effettive esigenze, e quindi tendenzialmente si ritrova di fronte a un approccio che è anche di equipe, non di un singolo medico, e questo ci spinge a dire anche ai medici di medicina generale che devono superare questo tipo di rapporto convenzionato attualmente con l'ente pubblico. E quindi tendenzialmente noi siamo del parere che i medici di medicina generale, all'interno di questo tipo di rapporto che si viene a creare come soggetti in un'equipe che prende in carico le esigenze del cittadino, siano dei dipendenti o comunque con delle forme più strette, diciamo così, di rapporto, che li porta anche a avere magari qualche diritto in più rispetto a quello che hanno avuto finora, perché quando sono i medici di medicina generale che sono morti per il Covid facendo un servizio pubblico non erano manco tutelati dal punto di vista assicurativo, in quanto non essendo i professionisti non erano iscritti all'INAIL, molto, in maniera molto terra terra, e giustamente si sono lamentati di questa condizione che scoprivano, hanno scoperto purtroppo per loro solo adesso. Questo in particolare potrei per i malati cronici, quindi dove c'è una cronicità a maggior ragione ci deve essere un approccio di equip gestito appunto dalle case della comunità, in questo ambito ovviamente non facendo viaggiare o attribuendo o spostando queste persone su una struttura piuttosto che un'altra. Pensiamo alle case della salute appunto in cui uno trova tutti i servizi che possono servire anche come collettività. Il dipartimento di prevenzione, così come oggi è presente nella TS, quindi quello che dicevo, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, veterinaria, alimenti, deve essere nella casa di comunità, perché se il cittadino ha un problema che riguarda questi aspetti qua, deve trovare lì una risposta. Poi non stiamo parlando esclusivamente e necessariamente di un unico casermone con tanti uffici, ognuno con una targhetta diversa. Non è la centralizzazione in sé per sé che è il dato, diciamo così, della casa della comunità o casa della salute. È il fatto che è un servizio integrato in cui la persona viene indirizzata a seconda delle concrete tipologie, dentro alle quali ci sono anche quelle sociali che si sono perse nel frattempo. Nella riforma, nella proposta di Paolo Moratti, formalmente questa cosa è stata ricordata, anche se viene buttata lì dicendo, rimandando la palla letteralmente ai sindaci, dicendo sostanzialmente che nel caso di salute ci sarà i servizi gestiti dalla ATS, RST, che dir si voglia,
E poi però i comuni dovranno fare in modo che ci sia un'integrazione per la parte assistenziale, sociale, che è competenza dei comuni. È giusto che siano nello stesso posto, nello stesso tipo di servizio, però devono far parte, diciamo, dello stesso pacchetto nei confronti dei cittadini, quindi con un approccio unitario, perché altrimenti lì comunque c'è sempre una scissione tra la parte, chiamiamola prettamente sanitaria, e quella sociale, che rende più difficile avere una risposta di carattere completo, ma anche banalmente in termini di costi. Se uno deve essere ballottato a sinistra e a destra, sia lui che per il, diciamo, la fiscalità, carattere generale, i costi sicuramente aumentano. Un altro aspetto su cui segnaliamo, che non è trattato nella riforma sanitaria, perché secondo la Moratti ovviamente va bene così com'è, e sono le residenze sanitarie assistenziali, che sono ormai tutte private in Lombardia, perché anche quando si tratta di fondazioni il loro regime è privatistico, anche se magari c'è qualche seggiola in cui c'è qualche posto dedicato al sindaco piuttosto che a qualche altro soggetto di carattere pubblico. Le RSA in Lombardia sono private, è un campo, e sfuggono praticamente quasi a ogni controllo, se non a quello ovviamente dell'accreditamento, quindi avere degli standard minimali, ma soprattutto pesano sulle famiglie. Il 60% della retta se la cucca, diciamo così, tra virgolette, la famiglia o piuttosto che il sindaco. Noi invece riteniamo che l'assistenza a chi non è più autosufficiente, anziano o anziana che sia, deve essere posta in carico al Servizio Sanitario Nazionale, che non vuol dire semplicemente nazionalizzare le RSA, ma anche cambiare un approccio, perché quando si dice assistenza domiciliare integrata di una persona, vuol dire che io devo mettere in piedi i servizi non per prendere una persona e rinchiudere in un posto che così può essere lavorata, tra virgolette, come in catena di montaggio più facilmente dagli operatori, ma che tendo, per quanto è possibile, a tenerla in casa, quindi a assisterla in casa, quindi a cambiare o nella sua casa o magari in piccole case di comunità, no? Anche qui ritorno a questo tema, ci sono esperienze in diversi posti in Italia che sono sicuramente positive come qualità di vita, ma anche in termini di costi. Per cui tutto il tema dell'RSA per noi è molto importante, va totalmente rivisto, diciamo così, e appunto rovesciato. Queste sono, se poi andate a guardare, molti di questi temi che vi ho detto sono oggi oggetto di iniziative territoriali più o meno sparse. Pensate appunto all'RSA, c'è sempre stato movimenti per garantire un miglioramento dell'RSA, un superamento di questo approccio ghettizzante, detto molto in termini terra-terra, di persone che comunque avevano ancora una residua capacità di poter rimanere nella propria residenza, comunque in strutture protette ben più umane, scatenato appunto dal Covid, quindi anche i movimenti che sono nati per contestare il trattamento che hanno avuto gli anziani nelle RSA, che sono diventate dei focolai di Covid e quindi anche di ulteriori elevata mortalità, si sono evolute tendendo a mettere in discussione il sistema stesso, che ha evidenziato in questo modo le sue fragilità. Questo è un po' quello che volevo, che diciamo sono le nostre proposte. Ovviamente le nostre proposte dove cadono? Cadono in una situazione in cui ovviamente la proposta Moratti è forte, perché il governo
è loro, l'impostazione è loro, la Moratti sicuramente già da quando era sindaco di Milano ha questo atteggiamento, che sta messa lì apposta, nel senso che perché questa direzione è proprio decisa. E purtroppo in Lombardia scontiamo un'estrema debolezza, ed uso un eufemismo, debolezza delle opposizioni, e non da oggi ma anche in passato, nel senso che nel passato queste cose sono passate anche perché in qualche modo hanno fatto breccia, diciamo, nei confronti che non del centro-sinistra in senso lato, di chi invece avrebbe dovuto avere in testa una difesa o comunque una valorizzazione del pubblico. Sono passate anche grazie appunto alla mancanza di una corretta posizione a livello diciamo così, di gruppi regionali, tanto per capirci. E quello che noi abbiamo visto nelle audizioni che hanno preceduto l'emissione, diciamo così, perché poi l'ultima proposta è dei primi di settembre, se ricordo bene, e di fine agosto. Noi abbiamo visto, guardando le audizioni, che anche i cosiddetti stakeholder, le associazioni o gli altri soggetti che in qualche modo hanno un interesse in questo campo, che sono andate a interloquire con la Commissione Sanità, non sono state capaci di porre in una maniera, diciamo così, ampia, articolata, queste questioni. Magari qualcuno ha posto questioni molto particolari che seguiva, altri si sono detti chiaramente in qualche modo favorevoli, diciamo così, alle proposte che stavano uscendo. Infatti sono stati auditi anche i soggetti privati che veramente dicevano sì, il caso secondo va bene, purché ci permettiate di entrare anche noi. L'assistente domiciliare integrato va bene, però ci dovete permettere di poterla fare anche noi, no? Per cui c'è questa, stata anche questa debolezza di risposta. Noi ovviamente non siamo stati interpellati, anche se come rete regionale in qualche modo rappresentiamo una settantina di realtà sociali, non solo della sanità ma anche di altre, quindi qualcosina ci siamo fatti vedere un po', non solo su webinar ma anche in piazza. E su questo ovviamente per noi questa è la nostra piattaforma, e cercheremo da un lato ovviamente di mettere a disposizione affinché anche le singole lotte locali in qualche modo abbiano un orizzonte condiviso, tant'è che siamo dentro anche appunto al Ministero della Cura, proprio perché condividiamo anche altri aspetti che non sono quelli prettamente, diciamo così, sanitaria, ma che comunque, come ho detto, sono strettamente collegati. E un appuntamento che ci siamo dati dopo quelli precedenti, l'ultimo abbiamo fatto l'11 di settembre davanti a Palazzo Marino, proprio presentando queste proposte, stiamo cercando di organizzare, stiamo testando per vedere se c'è una condivisione adeguata per la manifestazione al 23 di ottobre a Milano in Piazza Duomo, proprio su questi temi. Stiamo cercando di coinvolgere ovviamente in realtà anche più consistenti numericamente organizzate rispetto a noi, per cercare appunto di ampliare la risposta, perché se va fatta ovviamente una lotta sui contenuti, una lotta sulle modalità, in questo caso sulle leggi, dall'altra parte va tenuta un'iniziativa dal basso che riesca in qualche modo a tenere almeno sui braccialenti chi va in una direzione diversa. L'ultimissima cosa che vi ricordo, perché giustamente da ricordare, se per caso qualcuno qui si è dimenticato, non ha ancora sottoscritto l'iniziativa dei cittadini europei contro, o meglio, per la sospensione della brevettazione dei vaccini, ha ancora tempo per farlo, e lo invitiamo a farlo tramite andando sul sito. È una cosa molto semplice, ci sono anche
l'istruzione, perché c'è anche questo aspetto qua, quella è una forma di approccio privatistico proprio esponenziale. Hanno preso una barcata di soldi pubblici per sviluppare la ricerca e per cui hanno avuto tutta una serie di condizioni favorevoli per usare, produrre e mettere a disposizione il vaccino come strumento criticabile magari per certi aspetti, ma sicuramente lo strumento principale che abbiamo a disposizione per allontanarci dalla pandemia. Ciò nonostante impediscono la possibilità di produrli localmente, in particolare nel terzo mondo, ci chiedono adesso costi esorbitanti per quanto concerne la terza dose e quant'altro, finendo per favorire ovviamente in particolare tra virgolette terzo mondo lo sviluppo di varianti che poi dove vanno? Ci tornano sulla capoccia a noi, quindi con una, dal punto di vista politico, con una miopia incredibile, tra l'altro mentre stanno anche andando in malora partite di milioni di vaccini anche in Italia che invece potevano essere inviate in altri paesi. Grazie, io propongo un applauso di riconoscenza a Marco, perché stasera veramente credo che il quadro che è emerso sia davvero organico, siamo riusciti proprio a capirla tutta, la faccenda e la situazione, siamo riusciti a farlo anche in un tempo contenuto rispetto al fatto anche che abbiamo iniziato in ritardo. Per cui direi, visto che è un po' tardi, lasciamo comunque, se qualcuno avesse osservazioni, domande e stimoli, un breve spazio di interlocuzione e di dibattito, al termine del quale poi ci diamo due appuntamenti e ci salutiamo in attesa poi di rivederci per parlare di questi temi e di capire quali iniziative portare avanti sul territorio. Se c'è qualcuno, lo faccia ora o taccia per sempre. Se siamo sfiniti dall'orario, Franco. Alzo la voce, mi sentite senza venire giù. Allora, abbiamo capito che in Italia ci sono 20 sistemi sanitari diversi e il COVID purtroppo lo ha evidenziato particolarmente questa cosa. In più, da quanto ho capito, i LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza, ogni regione se li fa come vuole. Sostanzialmente in questa, o comunque se ci sono a livello nazionale se ne fregano ovviamente, perché altrimenti le liste d'attesa che ci sono mi sembrano assolutamente inaccettabili, eppure va sempre bene così e non cambia assolutamente niente. C'è un problema anche a livello nazionale, quindi c'è un problema a mio avviso anche di Ministero della Sanità non fare il proprio dovere. Lasciamo perdere la chiusura della zona rossa nella provincia di Bergamo, perché quella è eloquente. Io spero che si arrivi anche a una verità processuale, oltre che alla verità storica che noi conosciamo. Però anche questi due aspetti sono, secondo me, importanti. Volevo chiedere a Marco cosa ne pensa. Sì, purtroppo nel NADEF, che è il bilancio, la previsione di bilancio, adesso a questi nomi strani, è rispuntata fuori l'autonomia differenziata, cioè andare ancora oltre rispetto alla situazione già estremamente diversificata tra le regioni, in particolare su temi come la sanità, in parte la scuola. Che ha determinato appunto un'estrema diversificazione dell'applicazione dei LEA piuttosto che dell'approccio nei confronti della,
della sanità nel rapporto con i cittadini con esiti molto differenziati e in alcuni casi, diciamo così, sicuramente anche tragici. E questo elemento dell'autonomia, dell'ulteriore autonomia differenziata, perché l'autonomia differenziata di fatto c'è già, proprio perché ci sono in questo caso la sanità 20 sistemi diversi, con modalità molto diverse e con risultati molto diversi, su cui sfruttati anche qui, ripeto, dalla sanità privata, con il turismo di carattere sanitario, e che devono, a nostro avviso, essere arrestati. Cioè, non è possibile pensare di andare ancora peggio, diciamo così, ancora peggio, cioè con una elasticità per, in senso brutale e negativo, in mano alla singola regione. L'universalismo vuol dire non solo un accesso paritario garantito a tutti, ma vuol dire anche un livello di servizi che sia minimo uguale per tutti. I LEA questa funzione ce l'hanno. I LEA erano stati proprio inseriti per ridurre quella che era la possibilità di differenziazione tra regioni nel momento in cui è stata modificata la Costituzione in questo senso, ma non hanno funzionato, perlomeno non hanno del tutto garantito questo tipo di compensazione rispetto alla maggiore libertà data alla regione. Quindi oggi sicuramente dobbiamo batterci, l'abbiamo scritto, prima non l'ho detto, comunque, anche perché non è una questione regionale in quanto regionale, ma ovviamente a livello nazionale, anche se ricordiamoci che la regione Lombardia e anche la regione Emilia, che è di colore diverso, sono tra i più sostenitori delle proposte di autonomia differenziata. E per cui sì, siamo pienamente d'accordo. Volevo ricordare solo una cosa. Anche qua una questione di termini, telemedicina. La telemedicina vuol dire tante cose. E secondo un attuale ministro della nostra Repubblica, Giorgetti, tanto per non fare nomi, questo in testa come telemedicina probabilmente a quello che aveva detto pochi anni fa, che diceva: ma i medici di medicina generale a cosa servono? Non servono più a niente, vanno aboliti. Perché quello che verranno sostituiti con un bello schermo, il paziente sta qui, c'è un medico dall'altra parte, il paziente parla, il medico ascolta, valuta, fa la ricetta. Cioè in questo modo si esprimeva Giorgetti fino a pochi tempo fa, spero che abbia cambiato idea. Però la telemedicina ovviamente non è questo, è un modo tramite ovviamente una parte del fascicolo sanitario elettronico, piuttosto che con tutta una serie di strumenti che ovviamente la tecnologia ci consente di implementare, di facilitare soprattutto un lavoro d'equipe che potrà essere fatto nelle case della comunità. Non è un modo per risparmiare sugli operatori, per riuscire a fare la stessa quantità di prestazioni con meno operatori. Non è quello lo scopo, non deve essere utilizzata per una cosa di questo genere, ma anzi per poter meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. Lo stesso, parentesina, un altro aspetto che ha facilitato i privati, se ci pensate bene, sono le informazioni. Cioè tutte le informazioni che il pubblico acquisisce tramite, ad esempio nel campo della sanità, il fascicolo sanitario elettronico, per motivi ovviamente di prestazionale, vengono messe a disposizione dei privati, che ovviamente devono garantire la privacy, tutto quello che volete. Però i privati si trovano un database immenso, che è quello della regione Lombardia, costruito sulla dati dei cittadini, e se lo trovano lì a gratis. Il pubblico paga, detto in termini, per implementare questo sistema che serve, e poi il privato viene aperto al privato praticamente in maniera gratuita.
è un'altra cosa, se voi ci, non sto entrando in dettaglio, ma c'è stata una colonizzazione anche delle università, anche le università pubbliche, sia con il sistema delle sliding doors, cioè un soggetto che ogni tanto da una parte, ogni tanto dall'altra, poi ci ritorna, ma anche con, diciamo così, con gli istituti di RCC, istituti di ricerca che sono privati, si è andati a operare sulla formazione. Se io sono un privato che ho in mano, comunque in qualche modo controllo, diciamo così, la formazione dei medici di domani, che cosa insegnerò a questi medici, quale tipo di approccio gli darò? Ovviamente uno tendenzialmente di carattere privatistico, non certo di carattere, chiamiamolo, pubblicistico, per cui è proprio un percorso che piano piano in questi 25 anni è proprio sbilanciato sotto ogni profilo, non solo la sanità in termini di prestazioni, ma tutto quello che c'è intorno, compresa appunto la formazione, la gestione dei dati e tutto, proprio un sistema che dobbiamo invertire. Ovviamente la cosa non sarà assolutamente facile, però se non ci pensiamo noi che siamo poi gli utenti e comunque gli interessati, non è che non abbiamo gli angeli che lo fanno per noi. Su diversi aspetti, su diverse cose, non solo per la cosa della mancata zona rossa, come Medicina Democratica abbiamo presentato oramai, quasi un anno fa, un esposto denuncia che praticamente, non so se qualcuno di voi l'ha letto, se non l'avete letto vi inzigo a leggerlo, libro di Vittorio Agnoletto, Senza respiro, che ha riportato sia l'indagine che ha fatto, non l'abbiamo aiutato, sia tutte le esperienze dirette di contatto con le persone tramite l'osservatorio coronavirus, che è un link del nostro sito, e con la trasmissione Radio Popolare 37.2 che è sponsorizzata la Medicina Democratica, perché Radio Popolare ha pochi soldi, quindi giustamente va aiutata. Qui noi abbiamo preso alcuni passaggi salienti del suo libro documentatissimo e li abbiamo trasformati in una denuncia. Uno di questi aspetti qua, non sveno un segreto, perché tanto penso a breve diventerà pubblico, uno mi riguarda direttamente come operatore. A fine giugno di quest'anno ho testimoniato alla commissione regionale Covid. Agnoletto ha segnalato che nei giorni del lockdown, quando arrivavano soprattutto dall'RSA segnalazioni disperate degli operatori che dicevano: noi siamo qui, sappiamo che il Covid sta arrivando, gli anziani sono fragili, noi stessi possiamo diventare, diciamo così, veicolo di trasmissione, non abbiamo mascherine, ci costringono anzi anche quando ci sono a lavare senza mascherina, perché sennò dicono che spaventiamo la gente, cose di questo genere. Di fronte a tutte queste segnalazioni, non sono tante, che arrivavano da TS, perché questo, che erano aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro, perché erano operatori che lavoravano e si trovavano in condizione di non avere garantita la sicurezza sul lavoro. La TS di Milano, e penso anche le altre, ma sicuramente abbiamo documentazione della TS di Milano, che cosa ha deciso? Ha deciso che tutte queste segnalazioni non dovevano andare al servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ma al servizio malattie infettive, che semplicemente archiviavano e mettevano da parte le cose. E quando è stato anche chiesto conto, diciamo così, al nostro direttore generale, una testuale, ho tutti i testi, la risposta è stata:
anche se avessimo mandato quelli della Dropsal a fare i controlli, che cosa poteva succedere? Che questi ci chiudevano le RSA perché non c'erano le condizioni di sicurezza e comunque non potevamo garantire in quel momento la sicurezza, perché era inutile andare a controllare. Nello stesso tempo, se vi ricordate, c'erano operatori disperati che venivano intervistati dalle televisioni, dicevano quali erano le condizioni che vivevano e il giorno dopo venivano licenziati, perché c'è il cosiddetto obbligo fiduciario, il datore di lavoro si è sentito attaccato, che non c'è più la fiducia nell'operatore e quindi ha trovato come forma di giusta causa per eliminare persone. Quindi, e io l'ho vissuta questa cosa perché in quel momento, nel periodo fino al 5 maggio, quando diciamo così che c'è stata la prima ripresa, chiamiamola così, prima apertura, sono stato costretto a fare lo smart working. Cioè il mio lavoro è quello di andare nelle aziende a controllare che venga rispettato il normativo sulla sicurezza. Cosa faccio in smart working? No? Come faccio a operare concretamente? No? Per cui io e tutti gli altri operatori come me, anziché essere mandati, con tutte le sicurezze ovviamente, nell'azienda, nella realtà, a controllare che il protocollo che è stato fatto tra i sindacati e gli imprenditori anti-Covid funzionasse, venisse correttamente attuato piuttosto che nell'RSA, eravamo a casa. Pagati. A casa. Sono portato un po' di pigne di roba da finire che avevo, però ho fatto un po' di formazione, ne ho approfittato, però mi sono sentito letteralmente escluso. E quindi e questa è una delle cose che abbiamo denunciato in particolare magari rispetto ad altre denunce più tradizionali, chiamiamola così, di quel periodo. Vediamo se. Speriamo. Va avanti. Allora, direi che ci salutiamo lasciandoci con degli appuntamenti su questo tema. Allora, il primo è per chi vorrà partecipare alla prossima riunione di Attac Saron, della Società della Cura del Saronnese, che sarà mercoledì 20 ottobre alle 21 nella nostra sede di Via Parini, ex Scuola Pizzigoni, Casa delle Associazioni. Riprenderemo questi temi per cercare di articolare anche, come dicevamo stasera, come si va avanti anche qui sul territorio, nonché in rapporto con le istanze sovraterritoriali. Anche perché tre giorni dopo, il 23, ce lo ricordava adesso Marco, ci sarà presumibilmente in Piazza Duomo e poi dovizia di particolari su orari e modalità di mobilitazione, questa manifestazione regionale per portare i contenuti di cui stasera abbiamo parlato, oltre che la nostra contrarietà all'impostazione della legge Moratti, e quindi tendenzialmente un primo appuntamento. Noi tra l'altro stavamo pensando il 23 come saranno di fare il nostro abituale gazebo mensile di informazione ai cittadini, che tanto raccoglie in termini di distribuzione di numero di volantini, insomma è un'attività di quelle che ci tengono strettamente in contatto con il resto della città, però vedremo, insomma ci articoleremo in base a quello che sarà poi anche la proposta e la priorità rispetto alla scala regionale. Per salire ancora un po' di livello e per non farci mancare nulla, vi segnalo che il 30 ottobre, ma stiamo ancora articolando la questione, come Società della Cura Nazionale, insieme a un sacco di altri movimenti, tra cui tutti quelli che in questo periodo si sono mobilitati a livello nazionale, ve ne cito solo due, nel mondo operaio, la GKN di Firenze e tutto il circuito che è intorno, e nel mondo giovanile, i Fridays for Future, che si sono appena resi protagonisti delle bellissime giornate milanesi di mobilitazione sul tema del nostro futuro comune su questo pianeta, il 30 di ottobre stanno costruendo una grossa assemblea a Roma, un'assemblea popolare a Roma, che si vorrebbe partecipata anche dai territori, perché quel giorno a Roma ci sarà il G20,
E non dimentichiamoci che tutte quelle questioni che ricordavamo anche a proposito del tema vaccinale, piuttosto che, quindi brevetti, quindi come si affronta la pandemia su scala globale o come si decide volutamente di non affrontarla per andare a fare certi interessi, è proprio quella una delle sedi in cui andarla a contestare. Non lo faremo con una manifestazione, o forse sì, sicuramente lo faremo con un'assemblea in cui si ragionerà su questi temi e ci si articolerà per il futuro anche in termini di mobilitazione più ampia. Non dimentico che il 6 e il 7 di novembre a Bologna c'è, e dillo tu Marco che cosa di preciso, diciamo, è stato denominato congresso sulla salute, quindi è un momento nazionale in cui le vertenze, anche quelle che abbiamo fatto noi, si confronteranno, ma non tanto solo per ragionare in termini teorici o comunque di obiettivi, ma per cercare di individuare le modalità, le iniziative per portare a livello nazionale un cambiamento nella direzione di cui abbiamo parlato oggi, per cui sarà un importante momento in cui tante realtà si confronteranno e cercheranno di trovare la quadra, diciamo così, per un percorso unitario con degli obiettivi che ormai sono almeno quelli minimali, ormai ci sono entrati nella testa di molti. Concludo dicendo che tra 7 giorni spaccati in questo stesso luogo presentiamo, a partire dalle 21, visto che ne facciamo parte anche come organizzazioni locali, la nuova associazione che si chiama Rescue e che sostanzialmente è la nuova nave che abbiamo nel Mediterraneo, che sta già operando per i salvataggi in mare, di cui a Saronno abbiamo contribuito a mettere in piedi una prima equipaggio di terra che quindi sosterrà dal territorio le operazioni di rescue e che vorremmo diventare un patrimonio sempre più condiviso all'interno della nostra città e del nostro territorio. Avremo qui Cecilia Strada, che è responsabile della comunicazione, e Corrado Mandreoli, che è il vicepresidente, che ci parleranno di questa esperienza, oltre che a presentarci come equipaggio di terra saronnese in fase di formazione e di espansione. Per cui direi che con tutta questa sequenza di comunicazioni siamo arrivati in fondo a questa serata. Io ringrazio tra l'altro Piero da Saronno, che è venuto e che con il suo materiale contribuisce sempre alla diffusione capillare dei contenuti che portiamo, tentando di modificare gli assetti di questa città e di questo territorio. Ricordo anche che come Società della Cura Saronno su Facebook sarà comunque possibile vedere questa serata, le sue riprese, perché continuiamo a considerare come attacco, come momenti di formazione e autoformazione questi appuntamenti. Vi diamo una buonanotte e ci vediamo alla prossima occasione, ringraziando Marco Caldiroli, ringraziando Liliana Ghinelli per la serata importante che abbiamo passato insieme. Grazie.